Buongiorno e buon sabato mattina, bentrovati in diretta. Allora, domani ci sarà una giornata importantissima, è la festa della mamma, quindi ho pensato di presentarvi delle sfogliatine glassate, così sarà l'occasione buona per bere un tè con la mamma e fare quattro chiacchiere. Adesso vediamo se il collegamento è partito, magari aspettiamo giusto un attimino. Nel frattempo vi dico che la ricetta è facilissima, solo che ho pensato di farvi diretta perché ci sono alcuni piccoli passaggi che meritano un attimo di attenzione. Comunque sarà una ricetta molto facile, molto veloce. Sono delle sfogliatine golosissime, si mangiano a colazione, nel tè del pomeriggio, ma possono essere anche ottime da servire come fine cena, come fine pasto. Buongiorno Giulia, benvenuti Anna Maria, buon sabato mattina. Bene, allora la diretta è partita, quindi direi cominciamo. Allora, spostiamo un po' l'attrezzatura in modo che inquadriamo bene il banco. Adesso utilizziamo un po' di pasta sfoglia. Io utilizzo una pasta sfoglia pronta all'uso, quindi facilmente reperibile al supermercato, la prendiamo. E poi utilizziamo un po' di marmellata. Io prendo della marmellata d'albicocca. Utilizzeremo l'albume dell'uovo e 100 g di zucchero a velo. Possibilmente meglio vanigliato, che così vi viene un pochino più profumato di vaniglia. Allora diamo un salutino, vediamo un po' chi c'è. Antonio, buongiorno, c'è anche il Mac, buon sabato. Ok, allora adesso vediamo di inquadrare bene il banco. Aspettate, perché questa quando c'è la diretta poi si capita anche che si sbaglia qualcosa. Allora, srotoliamo il tutto, dunque circa ve ne verranno un 18 pezzi, quindi insomma una porzione buona per farvi il tè. Se non vedete bene a pieno campo, trascinate i messaggi sul lato di destra, guardate, adesso lo faccio anch'io così vedo bene che cosa inquadrate. Ok, allora, primo passaggio, srotoliamo la pasta sfoglia, poi prendiamo la marmellata, più o meno sono un 70 grammi, ci serviamo di un bicchiere, andiamo a prenderci una piccola sac à poche, andiamo a inserirla all'interno del bicchiere perché questo è un passaggio importante, nel senso che dobbiamo andare a setacciare la marmellata. Se riuscite a trovarla senza pezzi di frutta, vi viene più facile, diciamo, poi la decorazione di queste sfogliatine. Quindi inseriamo così la nostra sacca, così non ci sporchiamo. Poi prendiamo un coglino, eccolo qua. Andiamo a versare la marmellata. Allora vi dico, vi conviene appunto setacciarla in questo modo perché così poi col beccuccio non vi trovate i pezzettini di frutta che vi intasa poi la sacca e non riuscite a decorare. Ecco, questo è diciamo un passaggio più lungo che quello appunto di passare la marmellata, però se non ve lo faccio vedere rischiate, come ho fatto io nelle prime volte che ho fatto le prove, sono andata via tranquillo, ho versato la marmellata senza fare questa piccola operazione e poi mi si bloccava e non riuscivo ad andare avanti con la decorazione. Quindi ecco, un passaggio diciamo importante è questo. Poi ce ne sarà un altro, che è quello di montare l'albume, che è una cosa molto facile montare un albume con lo zucchero a velo. L'importante è avere l'albume a temperatura ambiente, quindi anche quello è una cosa da notare, poi lo facciamo assieme. Intanto io parlo mentre faccio questa cosa e così vi racconto. Poi se avete qualche domanda scrivetemi pure che poi vi leggo e vi rispondo, e soprattutto aspetto anche le foto delle vostre sfogliatine. Mi auguro che vi piacciono, così mi dite un po' anche cosa ne pensate. Ok, allora diciamo che dovrebbe bastare perché comunque è solo una decorazione, si fanno delle losanghe, si disegnano delle losanghe sulla sfogliatina. Però non è che dobbiamo eccedere con il gusto della marmellata, semplicemente dobbiamo solo decorare. Ok, allora adesso la nostra sacca è pronta, spostiamo tutto, facciamo così, la recuperiamo, si vede bene, vero? Sì. Adesso spingiamo la marmellata tutta verso il fondo, faccio un piccolo taglio. Allora, questa è una sac à poche che io recupero in qualche negozio, insomma, di casalinghi, ma si trovano facilmente. Allora, vado a tagliare proprio la puntina in modo da lasciare proprio una punta molto stretta, che così la decorazione vi viene bene.
Aspettate che do un'occhiata, sì, perfetto. Ok, allora la sacca è pronta e ce la teniamo qua a disposizione per dopo. Ora continuiamo e andiamo a versare questi 100 g di zucchero a velo vanigliato su questa piccola ciotolina, poi rompiamo un uovo e prendiamo l'albume. Allora, chiaramente gli albumi possono avere un po' un peso diverso a seconda che abbiate un uovo un po' più grande o un po' più piccolo. Quindi sono 100 g di zucchero, però l'importante è che andandolo a montare vi diventa una sorta di densità tipo uno yogurt. Quindi se vedete che non vi viene tanto denso, aggiungete ancora un po' di zucchero, perché vuol dire che avevate un albume un pochino più grande, con un peso insomma superiore. Ok ragazzi, faccio un attimo di rumore, mi dovete scusare, però così si fa. Possibilmente anche ci spolverizziamo un po' di zucchero addosso, vedrete. Ok, cominciamo. Intanto vi leggo. Allora, vediamo un po'. Daniela, buongiorno. Marina, buongiorno. Eccoci. Aspetta un secondo, se no vi stanco con questo rumore. Del resto, purtroppo, non si possono montare prima. Ok, vedete? Eccolo qua. Adesso abbiamo ottenuto proprio una densità che ci va bene. Bella densa. Ricordate appunto che se lo vedete un pochino troppo liquido, aggiungete un pochino di zucchero velo. Sono quelle cose che si dice si fa un po' ad occhio, che io ho sempre odiato, perché quando cucinavo con mia mamma mi diceva, beh insomma poi a un certo punto si fa un po' ad occhio, si va ad occhio, poi ci si sbaglia, però in realtà ci sono delle piccole dosi alle quali non ci si arriva a poterle dare proprio perfette. Ok, allora io adesso prendo una tagliapizza e andiamo a prepararci queste belle sfogliatine. Allora io vi consiglio di farle un pochino larghette e lunghe, quindi rispettiamo un po' la forma tradizionale, però teniamole un pochino più larghe, perché vi vengono più belle anche da vedere poi con la decorazione, e vi viene anche un po' più semplice. Quindi tagliamo, adesso vediamo, dovrebbero venirne più o meno un 18, poi insomma se qualcuna viene un pochino più larga, un pochino più stretta, chiaramente sono fatte in casa, di conseguenza può succedere che siano un pochino diverse, 3, 6, 9, un pochino di più, ecco. Adesso metà tagliamo, ok? Allora, tanti iniziano a mettere, diciamo, la glassa direttamente così, io invece preferisco distanziarle, quindi mi prendo una teglia da forno sulla quale ho già appoggiato un'altra carta. Allora, io magari adesso ve ne faccio vedere giusto qualcuna per non intrattenervi, tanto poi i passaggi sono sempre gli stessi. Prendo queste striscette che ho preparato, le appoggio, le tengo un pochino distanziate, dovrebbero più o meno comunque starvi tutte all'interno di una placca, quindi fate un'unica infornata a 180-190 gradi. Aspetta che guardo se si vede bene tutto, sì. 180-190 gradi per un 13 minuti. Il forno deve essere ventilato e ben caldo, ok? Questo vi serve per farle lievitare bene. Allora, magari ne prepariamo giusto qualcuna assieme per farvi vedere un po' i passaggi. Allora, prendo un pennello da cucina e vado a spennellare la glassa che abbiamo preparato. Vedete? È bella corposa. Siate generosi con la glassa, perché vi diventa molto più piacevole. Tra l'altro, allora, questa diciamo è la preparazione normale, nel senso anche un pochino più light, però vengono molto molto buone se mettiamo anche del burro e dello zucchero sotto. Quindi adesso io vi faccio la prima parte così, un pochino più light. A me personalmente piacciono un pochino più saporite, per dare proprio un po' di gusto in più alla sfoglia. Quindi prendo un pezzo di burro e vi faccio vedere come preparo queste altre un pochino più glassate. Quindi a seconda se le vogliate un pochino più light o meno, fate questo passaggio in più, d'accordo? Siate generose
con il burro, vengono molto più saporite. E poi ci mettiamo anche un pochino di zucchero a velo sotto, ok? Quindi o le fate normali oppure appunto le glassate un pochino anche sotto. Allora sempre con un po' di colino spolverizziamo la parte sotto, che così gli dà un po' di caramello sulla base, ecco qua, e aggiungiamo queste altre striscette che verranno un pochino più caramellate e più gustose, va bene? Do le due varianti, perché giustamente c'è anche qualcuno che apprezza un pochino più light. Io sono dell'opinione comunque che quando si mangia un dolce, potendolo fare ovviamente, il dolce è dolce, quindi va zuccherato. Ecco. Ok, allora facciamo queste due cosucce e adesso cominciamo a spennellarci questa glassa. Quindi abbiamo detto in maniera generosa, quindi non una passata semplice, ma potete farne anche due, devono essere belle bianche sopra, ok? Quindi così, anche se vi fuoriesce un po' l'albume non succede nulla, al massimo vi scende un pochino, ma insomma sono ovviamente sfogliatine artigianali. Le avete viste, credo, tra le stories questa mattina, perché ho già fatto un'infornata e vengono veramente... veramente belle. Ecco qua, adesso glassiamo anche queste, che così poi ve le faccio decorare con un po' di marmellata. Quindi praticamente sono molto facili, solo che c'è questa attenzione da dover dare nel preparare la marmellata per la sac à poche e nel rendere bella densa la glassa tra albume e zucchero a velo. Volendo potreste anche aromatizzare la glassa, se vi piace, con qualche goccia di mandorla o con qualche goccia di vaniglia. Io la tengo, diciamo così, perché mettendoci un pochino di marmellata mi è sufficiente. Allora, ora con la marmellata alla sac à poche andiamo a creare delle losanghe, quindi facciamo proprio dei rombi. Allora io parto da qui e faccio questi rombetti e poi vado ad incrocio. Ok, quindi prima faccio una parte e poi faccio l'altra, anche se non vi vengono dei rombi perfettissimi, comunque sia sono ottime in ogni caso. Non abbondate troppo, perché è proprio solo una decorazione, ok? Quindi eccoci qua, continuiamo e via che si va. Il beccuccio deve essere estremamente sottile. Vedete che veloci che si va se la marmellata è setacciata. Se trovate qualche pezzettino dentro, iniziate a dire: caspita, non scende bene, devi sbloccare la sacca. Insomma, diventa un po' complessa la questione. Ecco qua. Allora, pronti che le facciamo? Allora, abbiamo detto, una volta terminate, vanno in forno a 180-190 gradi a seconda del vostro forno. Devono essere belle dorate quando escono, ok? Quindi non devono risultarvi pallide. Eccole qua, vedete, adesso sono pronte per essere infornate, poi le mettiamo in forno e nel frattempo vi faccio vedere, quando escono dal forno, anche che colore devono avere. Eccole qua, le abbiamo preparate questa mattina, lo vedete tra le stories. Eccole qui, queste sfogliatine, vedete che carine che vi vengono. Quindi devono essere, scusate che ho appoggiato qua che poi vi suona, devono essere ben glassate, ben cotte, quindi anche la sfoglia deve lievitarvi bene, vedete il colore? Eccole qua. Quindi queste sono delle belle sfogliatine per farvi un pochino di tè e fare due chiacchiere con la mamma. Nel frattempo io vi saluto, vi auguro una buona domenica per domani e aspetto le vostre foto quando provate la ricetta. Buon sabato, ciao a tutti!